C'è molto entusiasmo in questo momento per i vaccini prodotti e distribuiti a velocità record per il Covid-19. Ma dato che i vaccini utilizzano una tecnologia relativamente nuova e mai ampiamente utilizzata in passato e basata sull'impiego di RNA messaggero, vogliamo spiegare come funzionano e cosa succede al nostro corpo dal momento in cui il lago tocca la nostra pelle. Solitamente vengono iniettati nella parte superiore del muscolo del braccio, ma a differenza dei vaccini tipici, che introducono forme inattive o indebolite del virus, questi rilasceranno materiale genetico chiamato RNA messaggero. E quindi, cosa fa esattamente questo RNA messaggero? Nel nucleo delle cellule del nostro corpo è contenuto DNA, che possiede tutte le informazioni e le istruzioni fondamentali per il funzionamento delle cellule e dell'organismo e che alla fine costituiscono noi stessi. All'interno delle cellule c'è un macchinario che legge il tuo DNA e lo trascrive in RNA messaggero. Questo uscirà dal nucleo per poi andare nel citoplasma. Ed è qui che i ribosomi leggono l'RNA e, a seconda del codice specifico, costruiscono una serie di amminoacidi che si ripiegano su se stessi per formare proteine che ci mantengono in vita e fanno funzionare l'organismo. Questo processo è noto come sintesi proteica, ed è proprio sfruttando questo processo che i virus traggono vantaggio. Inseriscono le loro informazioni genetiche a insaputa delle nostre cellule che, attraverso il meccanismo cellulare, seguono quelle informazioni per produrre proteine che consentono di creare altri virus. L'RNA messaggero contenuto nel vaccino contiene istruzioni genetiche del virus, ma solo per codificarne una piccola parte. Probabilmente hai visto il SARS-CoV-2 rappresentato in questo modo, con queste punte esterne, la proteina Spike, che da sola è innocua, e che il vaccino a RNA messaggero codifica. L'RNA messaggero si fa strada nel citoplasma delle cellule, dove i ribosomi leggono le informazioni e iniziano a creare le proteine Spike. Una volta che la proteina è prodotta, si dirige nella membrana cellulare. La cellula si rompe e distrugge le istruzioni di RNA messaggero iniettate. Ma allora, a che serve avere un minuscolo frammento di virus nel corpo? Praticamente, questo dà al tuo corpo, o meglio, al tuo sistema immunitario, un'anteprima di com'è il virus senza provocare malattie. All'improvviso i tuoi anticorpi lo noteranno, capiranno che è un qualcosa di estraneo e innescheranno una risposta immunitaria che riconosce e prepara il corpo al virus, senza essere mai entrato in contatto con lo stesso. Il sistema immunitario trae vantaggio essenzialmente creando potenti anticorpi che possono neutralizzare e uccidere il virus vero. E questa memoria degli anticorpi è immagazzinata nei linfociti B, in modo che se dovessi mai essere infettato in futuro con il virus SARS-CoV-2, l'organismo saprebbe come comportarsi. Questo è noto come immunità adattiva. L'organismo conosce già queste proteine Spike e sa cosa deve fare. In sostanza, questi vaccini a RNA messaggero consentono al tuo corpo di proteggersi da una futura infezione senza i rischi e le conseguenze del Covid-19. Allora perché i vaccini a RNA messaggero non sono mai stati utilizzati prima d'ora? Sebbene siano relativamente nuovi, le ricerche vanno avanti da decenni, anche se in passato era qualcosa di incerto. Uno dei problemi è che gli enzimi distruggono rapidamente l'RNA messaggero, quindi è necessario che siano ben incapsulati. Quelli che vengono rilasciati ora hanno l'RNA messaggero racchiuso in nanoparticelle lipidiche, che essenzialmente evitano che l'mRNA si degradi. Poiché sono molto più instabili e delicati di altri vaccini, devono essere mantenuti a temperature estremamente fredde. Ad esempio, il vaccino Pfizer deve essere conservato a meno 70 gradi, mentre alle normali temperature di refrigerazione potrebbe durare solamente 5 giorni. Ovviamente, la pandemia globale ha fatto sì che aumentassero i finanziamenti e si accelerasse il suo sviluppo. Ma ciò che rende questi vaccini così appetibili è che, a differenza degli altri, possono essere realizzati in laboratorio con materiali prontamente disponibili e in tempi più rapidi, visto che non è necessario sviluppare appieno virus indeboliti. È anche molto più conveniente creare molecole di RNA messaggero piuttosto che le proteine stesse, ed è anche molto più scalabile, fattore fondamentale nel momento in cui si è in attesa di un vaccino durante una pandemia globale. Ma è sicuro? Si tratta di una tecnologia relativamente nuova e quando è stato registrato questo video non erano ancora presenti dati ufficiali. Dobbiamo ricordarci che sicuro non significa che non provocherà alcun tipo di dolore. Inoltre, servono anche due dosi per garantirne l'efficacia.
Il professor Shane Crotty, che lavora nella ricerca sui vaccini, ha detto: «Non è poi tanto diverso dall'andare in palestra e allenarsi per poi sentire dolore ai muscoli. Un po' di dolore può essere un segnale positivo, perché significa che stanno accadendo delle cose buone. A volte bisogna guadagnarsi la propria immunità, proprio come bisogna guadagnarsi quei bicipiti tanto desiderati». Speriamo che questo contenuto sia stato utile e abbia risposto alle vostre domande. Lasciateci un commento con i vostri dubbi e suggerimenti e iscrivetevi per non perdervi i prossimi episodi di Scienziati Subito!